a tutti, bentornati. Torno oggi con un nuovo video haul fatto da Zara. Quindi oggi spacchettiamo insieme questi due bei pacchi. In realtà li ho già aperti, ho già visto, ho sbirciato perché non ho resistito, ma non li ho ancora indossati, quindi sono ancora all'interno delle scatole, i capi sono ancora con i cartellini, non li ho ancora appunto indossati perché aspettavo di fare questo video. Ho acquistato cose prevalentemente casual, quindi da tutti i giorni. Non ho preso cose particolari o vestitini, abitini per eventi o cose molto semplici da poter indossare, anche perché quest'estate non so se potremo indossare abitini, insomma cose particolari per eventi, feste, non lo so, dubito, quindi ho puntato su quello che effettivamente potrò indossare, che effettivamente mi serve. Apriamo innanzitutto questo pacchettino piccolino, magari così ce lo togliamo subito. Allora, il pacco piccolo contiene un abito, un abitino, che è questo. Tolgo anche la scatola che non mi serve, che è questo qui. In realtà dalle foto mi sembrava un po' più scuro il colore, invece sembra tipo un beige senape. Non so quanto mi possa stare bene questo colore, ultimamente sto cercando di capire qual è la mia gamma armocromatica, sono un attimino in crisi, per fortuna ho la consulenza a settembre, quindi capirò finalmente quale stagione sono, perché non l'ho ancora capito, sto cercando ultimamente di impegnarmi, però non lo so. Comunque mi piace molto il modello, perché è molto, oltre ad essere molto leggero, molto fresco, mi piace anche il fatto che la manica sia con elastico, che ci sia anche l'elastico qui in vita, è molto da tutti i giorni, è molto semplice, corto a sufficienza, non troppo corto. Mi piace il fatto che abbia anche i bottoncini. L'ho pagato 17,95, io ho preso una XS e in realtà l'ho trovato in sconto, cioè sia così che di un verde oliva tipo, che era anche carino, però ho un altro abito di quel colore, quindi ho detto vabbè, lo prendo di questo perché insomma non ce l'ho, altrimenti l'avrei preso sicuramente di quell'altro colore, però mi piaceva molto il modello e quindi mi sono fatta convincere. Poi in realtà il prezzo mi sembrava molto conveniente, l'ho indossato, è molto carino anche indossato con una scarpa, sia magari una sneaker che con una scarpa, magari anche con un tacco abbastanza, anche non troppo alto, con un sandaletto, secondo me è molto carina. Quindi di questa sono abbastanza soddisfatta di questo acquisto. Passiamo adesso al pacco un po' più grandicello. Allora, come vi dicevo appunto, ho preso cose molto utili. Ah no, si apre da quest'altra parte? Sì, allora. E ho preso questa gonna qui. Anche questa l'ho trovata in sconto, anche se temo che avrei dovuto prendere l'XS, invece ho preso la S perché temevo che questo elastico fosse troppo stretto, invece forse avrei dovuto prendere l'XS, però è molto bella. L'ho presa anche lei in sconto, e l'ho pagata 22,95, pensavo di averla presa in sconto alla metà, o forse sì, ma non ricordo, comunque credo di sì, adesso è in sconto a 12,95, forse l'ho presa prima. Questa qui in realtà è una gonna a pantalone. Infatti all'interno praticamente ci sono, è un pantalone, uno short, quindi comodo anche d'estate, è a vita molto alta, fa leggermente un piccolo difetto in vita, come se questa parte qui della molla, dell'elastico, facesse un po' di difetto, però non lo so, magari con una maglia un po' più lunga non si nota, però mi piace tantissimo chiaramente la fantasia, mi piace anche molto il modello con i volant, quindi mi è piaciuta molto e quindi l'ho voluta prendere. Mi mancava poi tra l'altro una gonna maculata, io praticamente ho tutto maculato, molte cose maculate perché mi piace molto, e una gonna corta mi mancava, quindi in realtà ne ho una bianca nera, maculato bianco nero, ma maculato nero e marrone non ce l'avevo, quindi me la sono accaparrata. Poi ho preso un pantalone. In realtà di questa sono molto indecisa, di questo pantalone, perché non mi convince. È di quei pantaloni leggeri con l'elastico in vita, ed è questo qui, con elastico in vita, non ha le tasche, o ha le tasche, di questo tessuto un po' lucido, molto fresco, però ha una vestibilità strana. Innanzitutto dovrei farli accorciare perché sono un po' lunghi, non lo so, mi piace molto l'idea del tessuto molto leggero, molto pratico d'estate, ma il modello non è uno di quei modelli che io utilizzo molto d'estate, o meglio sì d'estate, o comunque lo utilizzo molto, anche se è molto carino, devo abituarmici un attimino a questo modello, però è molto carino. Se riesco a farvelo vedere, è fatto così, chiaramente stretto in vita con l'elastico, tessuto molto bello, vi ho detto quanto l'ho pagato, non ve l'ho detto,
Non c'è il cartello, ah, non c'è. L'ho pagato 39,95 e ho preso una 34 che corrisponde a una 38 italiana. Avrei potuto prendere anche una taglia anche in meno, quindi una 36. Ma in realtà io indosso la 38, quindi anche se di questo probabilmente una 36 mi sarebbe andata bene. Però vabbè, non ho voluto rischiare. Quindi ci sto ancora pensando in realtà, potrei anche fare il rieso. Ci penso un attimino e poi valuto se tenerlo o meno, anche se mi piace molto il tessuto perché è un bel tessuto. Ce n'era un altro che costava anche molto meno di cotone, molto simile con l'elastico ma senza pants, però ho voluto prendere questo qui, ho detto beh, costa di più, sarà sicuramente più carino, cioè io ragiono, ho le mie idee che magari costa di più e quindi sicuramente più carino e puntualmente si rivela una grande però va bene. Mi illudo di questo. Poi ho preso tutte t-shirt, vi mostro quelle che ho preso. Allora, questa qui che mi piace tantissimo. Allora, questa qui è dell'edizione di Zara, di Disney per Zara. Ecco, ho preso questa qui con la scritta Minnie Mouse e dietro c'è Minnie in rilievo nero ed è carinissima e bellissima. Questo tessuto non è un cotone leggero, quindi d'estate col caldo torrido forse è troppo pesante. È un tessuto magari da più da sera o comunque magari con queste temperature non ancora proprio calde. L'ho pagata 15,95 però mi piace molto. Mi piace anche il fatto che sia anche un po' oversize, con la manica un po' più lunga, mi piace tanto, è veramente bella. Poi ho preso un'altra t-shirt maculata, questa qui, con questo disegno molto carino, con questo tema carino immaculato, sapete che mi piace, e ho preso la S pagata 9,95 euro, quindi questo penso sia davvero un affare. Il cotone è molto molto leggero, quindi d'estate sarà perfetta. Mi piace anche il fatto che magari qui il disegno magari ha un disegno diverso rispetto al resto della maglia, quindi è molto carino. Il colore è anche abbastanza carino, mi piace. Quindi questa mi piace tanto. Altra che mi piace tantissimo è questa qui, sempre Disney dovrebbe essere, no non è vero, non è Disney, questa con Wonder Woman, è di questo colore nero quasi sbiadito, anche lei un po' oversize con la manica un po' più lunga, il cotone è abbastanza leggero, non leggero come quella maculata, però neanche come quella bianca di Minnie. Anche di esso ho preso la S pagata 15,95 euro. Mi piace molto, insomma, principalmente il disegno, molto carino, mi piace un sacco la stampa di Wonder Woman, anche il colore nero un po' più sbiadito è bello, un po' vintage, quindi bella anche lei. Poi altra t-shirt, anche lei maculata, però questa volta con il fondo bianco, quindi maculato con il disegno bianco. Queste trovo che siano comodissime, le ho prese anche l'anno scorso perché sono molto leggere, praticissime. Ho preferito prendere quella con lo scollo a V, in realtà l'anno scorso ho preso le t-shirt con lo scollo, col girocollo, invece questa volta ho voluto prendere questa qui con lo scollo a V perché mi piace molto. Pagata pochissimo, 5,95 euro, quindi d'estate potete praticamente prendervene quante ne volete, sono davvero molto molto comode. E dello stesso modello l'ho presa fucsia, questo fucsia è molto carino, anche perché mi mancava una t-shirt di questo colore, anche se ultimamente sono molto per i colori basici, non azzardo molto con i colori molto accesi, però ho detto vabbè, fucsia è bello, mi piace, l'ho voluta prendere, e quindi è molto molto carina anche questa qua in questo colore, sempre la S, pagata sempre 5,95 e anche nera, perché di nere non sono mai abbastanza. Un attimo che tolgo questo scatolo, anche nera, insomma, non deve mancare mai. Io ce l'ho col girocollo, ce ne ho diverse, però trovo che siano veramente dei passepartout che vadano bene sempre. Le t-shirt nere servono sempre e comunque. E questo era tutto, non era granché, però volevo farvi vedere perché sono cose molto pratiche, costano poco, quindi sul sito le trovate. Io magari vi lascio anche i link dei capi che vi ho mostrato, come vi ho già detto, vi ho anticipato, sono cose molto basic quelle che ho preso, anche perché quest'estate dove vogliamo andare? Cioè, io la vedo dura, quindi ho preferito puntare su cose un po' più basic che mi servono, anche perché ho un carrello su Zara e una lista di preferiti su Zara immensa, vorrei comprare il mondo, ho abiti molto belli, ci sono abiti molto belli, carini, estivi, freschi, anche un po' più carini da, magari da festa, ma
io mi arrendo ormai, quindi anche se sicuramente qualcosina la prenderò, perché ci sono cose veramente carine quest'anno secondo me su Zara. E nulla, quindi spero di tornare presto con un nuovo haul fatto da Zara, magari con cose un po' più frizzanti. Questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia risultato utile. Come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!